100 years ago, 100 anni fa, there was the greatest single event in the whole of human history. Ci fu l'avvenimento più importante di tutta la storia umana. Why do we say this? Perché diciamo questo? Because here for the first time, perché qui per la prima volta, if we exclude that glorious but short-lived experiment which was the Paris Commune, se facciamo eccezione di quel breve, glorioso ma breve esperimento che fu la Comune di Parigi, here for the first time the masses, per la prima volta le masse, that is to say, vale a dire, the millions of ordinary men and women, che vuol dire milioni di uomini e donne comuni, workers and peasants, operai, contadini, not political cadres, non quadri politici, many of them not even members of any organization, molti di loro non appartenevano a alcuna organizzazione, millions of ordinary people overthrew the old slavery, milioni di persone normali e comuni rovesciarono la vecchia schiavitù, and began, e cominciarono, just began, solamente cominciarono. That was the greatest, if you like, the most important task in human history. Quello che, se volete, è il compito più importante nella storia umana. They began the task of the socialist transformation of society. Cioè, iniziarono il compito della trasformazione socialista della società. The fact that that enormous experiment, e il fatto è che quell'esperimento gigantesco, ended as it ended, that's a separate discussion. Come finì è un'altra discussione, una discussione diversa che dobbiamo trattare. But nobody can take away from the workers and peasants of Russia, of the Soviet Union, ma nessuno può togliere agli operai e contadini dell'Unione Sovietica, the marvelous things which they achieved, della Russia, le cose meravigliose che ottennero. Now I am conscious of the fact when I say these words, quando dico queste parole sono consapevole, what I am saying is not exactly fashionable, che quello che dico non è esattamente di moda. On the contrary, contrario, we celebrate the 100th anniversary of the Russian Revolution, noi celebriamo il 100° anniversario della rivoluzione russa, and our enemies also celebrate this event, e lo celebrano anche i nostri nemici, in a rather different way, in maniera alquanto diversa. There is an absolute avalanche of books, of speeches, of articles, of television programs. C'è una vera valanga di libri, di articoli, di discorsi, di programmi televisivi. Of the most scandalous lies, distortions and slanders. Che contengono le menzogne, le calunnie e le distorsioni più scandalose. Which is not an accident. E non è per caso. You know, there's plenty of these books around. Ce ne sono quanti ne volete, l'abbondanza di questi. Fact, if you want to make some money, I've got some advice. Write a book about the Russian. Se volete fare un po' di soldi, vi do un consiglio. Scrivete un libro. You make a lot of money for sure. Farete facilmente dei soldi. I just received an email this morning. Ho appena ricevuto una mail questa mattina. That the Financial Times, che il Financial Times, serious paper of the British bourgeoisie, un serio giornale della borghesia britannica, which refused to publish, like all the papers in Britain, refused to publish a review of Trotsky. Che come tutti i giornali della Gran Bretagna si è rifiutato di pubblicare una recensione della nostra edizione. And now they're enthusiastic about this book. Apparently it's 1,000 pages long. E adesso paiono entusiasti di questo librone che avrebbe un migliaio. Oh, the second volume is 1,000. Di un librone di cui solo il secondo volume avrebbe 1,000 pagine. Lenin was a German agent, che spiega che Lenin era un agente tedesco, paid by Germany to go to Russia, pagato dai tedeschi per andare in Russia. Another scientific observations of a similar kind. E altre osservazioni scientifiche dello stesso tipo. Ci sono anche delle buone notizie che non sapete. This Sunday in Spain, che questa domenica in Spagna, El País, which is the biggest newspaper in Spain, El País, che è il principale quotidiano del paese, they are going to publish a lengthy interview with myself and Esteban Volkov about Trotsky. Pubblicheranno un'intervista ampia con Alan e con Esteban Volkov sul libro Stalin. Which is very good news, but that's an exception. Il che è una buona notizia, ma è un'eccezione. Now, these constant attacks against the Russian Revolution, of course, they should not surprise us. Non dovremmo stupirci di questi attacchi continui alla rivoluzione russa. In the 19th century, nel secolo XIX, when the great Scottish historian Thomas Carlyle,
quando il grande storico scozzese Thomas Carlyle wanted to write a book about Oliver Cromwell. Decise di scrivere un libro su Oliver Cromwell. That's to say about our revolution, about the British revolution. Che vuol dire sulla nostra rivoluzione, la rivoluzione inglese. We didn't have a revolution, by the way. Probably don't know that. Forse non lo sapete, ma anche noi abbiamo avuto la nostra rivoluzione. It was some time ago in the 17th century. È passato un po' di tempo, era il secolo XVII. But they didn't do a bad job. They cut off the king's head and did other progressive things. Però abbiamo fatto un discreto lavoro nel decapitare il re e altre azioni progressiste. I see the Italian farmers are very keen on cutting off king's heads. Mi pare che i compagni italiani siano particolarmente appassionati della decapitazione di monarchi. Perhaps we should include that in our transitional program in Britain. Forse dovremmo metterlo nel programma transitorio della sezione britannica. Certainly the Spanish comments are this. Sicuramente devono farlo i compagni in Spagna. Anyway, Thomas Carlyle said, before I could write a single line about Oliver Cromwell. In ogni caso, Thomas Carlyle disse, prima di poter scrivere una sola riga su Oliver Cromwell, I first had to drag his body out from under the mountain of dead dogs. Ho prima dovuto estrarre il suo corpo da sotto una montagna di cani morti. The bourgeoisie, they hate revolution. La borghesia odia le rivoluzioni. They loathe revolution to the marrow of their bones. Fino al midollo delle loro ossa. Any revolution, not just the Russian revolution. Tutte le rivoluzioni, non solo la rivoluzione russa. And I was very surprised in the 200th anniversary, I think it was, of the French Revolution. E sono rimasto stupito che credo nel 200° anniversario della rivoluzione francese. Which was what, 1989, that's right. Cioè nel 1989. The French bourgeois published some vicious attacks against the French Revolution. La borghesia francese pubblicava attacchi feroci contro la rivoluzione francese. What monsters Robespierre, Marat, Danton, they were all bloodthirsty monsters. Parlando di Robespierre, Marat, Danton come di mostri assetati di sangue. Good God, that's 200 years ago. Buon Dio, sono passati 200 anni. And still they can't forget and they can't forgive. Eppure non possono ancora perdonare e dimenticare. French bourgeoisie is very ungrateful, actually. La borghesia francese è molto ingrata per la verità. They owe everything to the French. Perché devono tutto quello che hanno alla rivoluzione francese. They can't forget, they can't forgive that movement of the masses was terrified them then, it still terrifies them today. Ma non possono né perdonare né dimenticare, perché il movimento delle masse li terrorizzava tanto allora come oggi. So if they can't write an objective work about Oliver Cromwell and Robespierre. E se non possono scrivere opere obiettive su Oliver Cromwell o su Robespierre, how do you expect them to write anything serious about Lenin? Come si può pensare che scrivano qualcosa di serio su Lenin e Trotsky? Yes, and you know, behind this hate, it is real hate. C'è un vero e autentico odio, e dietro quest'odio is fear. C'è la paura. They're afraid of revolution. Hanno paura della rivoluzione. Not revolution 200 years ago, or revolution 100 years ago. Non della rivoluzione di 200 o 100 anni fa. They are terrified of revolution now. That's the point. That's sono terrorizzati da una rivoluzione oggi. E questo è il punto. And therefore they have to write this rubbish. Per questo scrivono queste porcherie. Tell these terrible lies, slanders. Menzogne e calunnie terribili. It's a means of inoculating the young generation. È un tentativo di vaccinare le giovani generazioni. Against revolution in general. Contro la rivoluzione in generale. Don't go down that road. Don't go down the road of revolution. Don't listen to the revolutionaries. Non andate su quella strada. Non ascoltate i rivoluzionari. Revolution always ends in disaster. La rivoluzione termina sempre nel disastro. Questo è il messaggio che vorrebbero lanciare. That's what they're telling the people in Catalonia now. È questo che dicono adesso in Catalonia. Don't go down that road because it will end in disaster. Non andate su quella strada perché finirà in un disastro. And of course these clever academics. E poi ci sono questi accademici intelligenti. They're very sly people. Gente molto astuta, molto insidiosa. Very bad historians, by the way. E pessimi storici. Not serious, they're not serious. Non sono storici seri. But they're sly, they're cunning. Ma sono astuti. One of the things they put forward. Una delle tesi che avanzano. And they do this without even blushing. E lo fanno senza neanche arrossire. Without even smiling. Senza neanche un sorriso.
Oh, the Russian Revolution never achieved anything. E dicono, ah, la rivoluzione russa non ha mai ottenuto nulla. Disaster. È stato solo un disastro. And the Russian people would have been much better off if it had never taken place. E il popolo russo sarebbe stato tanto meglio se quella rivoluzione non fosse mai avvenuta. Instead of a terrible dictatorship, invece di quella terribile dittatura, they would have a nice democratic bourgeois parliamentary regime. Ci sarebbe stato un grazioso e simpatico regime di democrazia parlamentare borghese. Probably a constitutional monarchy like Britain. Una bella monarchia costituzionale come in Gran Bretagna, con un'economia moderna che si sarebbe basata sulle meraviglie del libero mercato. You believe in fairy stories? That's a fairy story. Se credete alle favole, potete credere anche a questo. Fairy stories are for little children. Però le favole sono per i bambini. What are the facts? What are the facts? If the Bolsheviks had not taken power in 1917, i fatti quali sono? Se i bolscevichi non avessero preso il potere nel novembre del 17, you know, Lenin said the truth is always concrete. The truth is concrete. Lenin diceva la verità è sempre concreta. What regime would have existed in Russia? Che regime ci sarebbe stato in Russia? Not a nice democratic regime. Non un bel regime democratico. If the Bolsheviks had not taken power in 1917, you'd have a Russian fascist. That's what you'd have had. Se i bolscevichi non avessero preso il potere nel 1917, ci sarebbe stato un fascismo russo. General Kornilov, or Krasnov, or one of the other, Kolchak, one of the other fascists. Un generale come Kornilov, o come Krasnov, o Denikin, o Kolchak, o uno degli altri fascisti. You've crushed the revolution in blood. Avrebbero schiacciato la rivoluzione nel sangue e avrebbero sviluppato un regime mostruoso, of Russian fascism before Mussolini. Un regime di fascismo russo prima ancora di Mussolini. And Russian fascism would have made the regime of Mussolini look like, as we say in England, it would look like a vicar's tea party by comparison. In paragone un fascismo russo, al paragone del fascismo italiano, per dirla come si dice in inglese, avrebbe fatto sembrare il fascismo italiano come un tè dal vicario. Sarebbe stata una dittatura mostruosa. Based on slaughter and torture and so on. Che si sarebbe basata sui massacri, sulla tortura. And also a very aggressive regime. E sarebbe stato anche un regime molto aggressivo. The Bolsheviks saved the world from that. I bolscevichi salvarono il mondo da quello in realtà. So that's just nonsense what they say. Queste cose che dicono sono tutte stupidaggini. But they say other fairy stories. Raccontano altre favolette. Well, it was not a revolution at all, you know. Per esempio, che dicono che non fu una vera rivoluzione, non ci fu nessuna rivoluzione. No, it was a coup d'état. No, è stato un colpo di Stato. But it was a small group of conspirators led by Lenin and Trotsky. In questo piccolo gruppo di cospiratori condotto da Lenin e Trotsky si è impadronito del potere. Non so, la gente dormiva mentre avveniva tutto questo. C'è un'altra favoletta che anche un bambino di 6 anni capirebbe che non è vera. A few years ago I debated in London with a prominent bourgeois historian, Orlando Figgs. Qualche anno fa ho avuto un dibattito a Londra con un accademico di primo piano, si chiama Orlando Figgs, non so come Cambridge University, he wrote a big thick book. Uno che la insegna all'Università di Cambridge e scrive dei grandi libri. Called The Russian Revolution, A People's Tragedy. Don't have to read the book, just read the title. Un tomo così che si chiama La Rivoluzione Russa, Tragedia di un Popolo. Non è necessario che lo leggiate, basta il titolo. Said this nonsense about a coup and conspirators. In cui ripete tutte queste balle sul colpo di Stato, sulla cospirazione. So in the debate I turned to Orlando. E dunque in questa discussione mi sono girato verso di lui. I said, Orlando, after the meeting, do me a favor, after the meeting. Ho detto, Orlando, fammi un piacere, dopo l'assemblea. Come and see me. Vieni a trovarmi. And give me the secret of this group, of this conspiracy. E spiegami il segreto di questa cospirazione, dai. And I will take power in Britain on Monday morning. E di mattina io prendo la portella della montagna. Sorry to inform you.
che sono molto dispiaciuto di dovermi informare that until today, che ancora oggi I have yet to receive this secret recipe devo ancora ricevere questa ricetta segreta. But leave this to one side. E lasciamo queste cose da un lato. It's absolute nonsense. Sono idiozie totali. Claudio mentioned the book that really explains that it's nonsense. E Claudio ha citato il libro che spiega bene che queste sono stupidate. The best book to read about the Russian Revolution. Quello è il libro da leggere sulla rivoluzione russa. Apart from Trotsky's masterpiece, The History of the Russian Revolution. Oltre al capolavoro di Trotsky, La storia della rivoluzione russa. It's a different book written by an American socialist. Quel piccolo libro scritto da un socialista americano who's buried in the Kremlin, actually. Che è sepolto nel Cremlino. One of two Americans is buried in the Kremlin. Ci sono due americani seppelliti al Cremlino. The other one was Bill Haywood, was the other one. L'altro era Bill Haywood. But John Reed in his marvelous book. Però John Reed, in quel libro splendido, really shows the real Russian Revolution, nothing to do with a group of conspirators or a coup d'état. Mostra davvero come fu la rivoluzione, che non ebbe niente a che vedere con la piccola congiura di un gruppo di cospiratori. You must read this book because it's an inspiration. Ed è un libro che dovete leggere perché è un'ispirazione. It makes the revolution come alive. Perché rende viva la rivoluzione. The Russian Revolution, my friends, was the most democratic and the most popular revolution in history. La rivoluzione russa, cari amici, è stata la rivoluzione più democratica e più popolare della storia. John Reed and you'll see what I mean. Leggete John Reed e capirete di cosa sto parlando. Oh, but then there's another argument they put forward against revolution. C'è poi un altro argomento che presentano contro la rivoluzione. Revolution means bloodshed, you know? La rivoluzione significa fiumi di sangue. Streets are running with blood. Le strade invase da fiumi di sangue. Lenin and Trotsky were bloodthirsty monsters. Lenin e Trotsky erano dei mostri sanguinari. Well, it's simply not true. E non è semplicemente falso. You know, 10 years after the October Revolution. 10 anni dopo la rivoluzione d'ottobre. The great Soviet film director Sergei Eisenstein. Il grande regista sovietico Eisenstein. In my opinion, the greatest director of film director of all times. Secondo me, a mio parere, il più grande regista di tutti i tempi. Produced a film called October. Produsse quel film che si chiama Ottobre. Do you like cinema? Ti piace il cinema? Hands up all those who like manine. Cinema. Everybody likes cinema. A tutti piace il cinema. Hands up all of you that have seen Sergei Eisenstein's October. Quanti di voi hanno visto Ottobre? Not many. Non troppi. Not, what sort of films did you watch in it? Che film guardate qua in Italia? Disappointed in you, really. Sono deluso. But anyway, in this film. In quel film. There's a famous scene. C'è una scena famosa. Of the taking of the Winter Palace. In cui si descrive la presa del palazzo d'inverno. As cinema, it is wonderful. It's a very exciting scene. Come scena cinematografica è meravigliosa, è molto eccitante. His workers and soldiers and sailors throwing bombs and shooting guns. Operai, soldati, marinai che sparano, che scagliano bombe. Climbing up the gates, throwing a bomb and falling dead. Scalano la cancellata, lanciano una granata, cadono morti. As cinema, it is wonderful. Come cinema è fantastico. But I'm afraid to say it's history, it's not quite correct. Ma devo, mi spiace dire che dal punto di vista storico non è così. You know, more people were killed making that film, making that scene, than were killed in the taking of the Winter Palace. La verità è che morirono più persone nel girare le riprese di quel film di quelle che morirono nella presa del palazzo d'inverno. There was an accident, I'm not surprised. Sicuro di un incidente, cosa che non stupisce vedendo le scene. And a couple of people were killed making the film. Qualcuno rimase ferito e morì. Nobody was killed taking the Winter Palace. Non ci furono morti nella presa del palazzo di Winter. They surrendered. Si arresero. And in general, that was the case in Petrograd. E in generale fu così in tutta Pietrogrado. Because nobody was prepared to defend this rotten regime, which was completely exposed. Perché non c'era più nessuno disposto a difendere quel regime marcio che era completamente messo a nudo, smascherato. And therefore, pertanto, a
as far as at least in Petrograd. Perlomeno a Pietrogrado. The Bolshevik Revolution was a peaceful revolution. La rivoluzione bolscevica fu una rivoluzione pacifica. And the reason for that. Il motivo di questo is that 9/10 of the tasks of the insurrection è che i 9/10 dei compiti della insurrezione were already accomplished in the 9 months previously. Erano già stati compiuti nei 9 mesi precedenti. So the marvelous work of the Bolshevik Party. E dunque lo splendido lavoro del partito bolscevico. Patient work of explaining, of propaganda, of agitation. Il lavoro paziente della spiegazione, della propaganda, dell'agitazione politica. Which meant that they won over not just the huge majority of the working class. Che significò che non solo avevano conquistato l'appoggio della grande maggioranza della classe operaria, but also the decisive majority of the soldiers. Ma anche una maggioranza decisiva fra i soldati. So there was nobody prepared to fight. Perché nessuno era disposto a combattere. In the film it shows the crews of the warship Aurora, which is still, you can still see in St. Petersburg today. Nel film si mostra la corazzata Aurora che è ancora ancorata lì. Opening fire against the defenders of the Winter Palace. Che apre cannoneggiamento contro il palazzo d'inverno. That's true, that occurred. Che è vero, questo avvenne. Yes, but they were shooting blanks. Però sparavano a salve. Because the Bolsheviks didn't want to damage the historical building. I bolscevichi cercavano di non rovinare l'edificio storico. So the Bolshevik Revolution really was a peaceful revolution. La rivoluzione bolscevica fu in realtà una rivoluzione pacifica. Because it had the massive support of the working class, there's no argument about that. Perché aveva un appoggio schiacciante nella classe operaia, non c'è discussione su questo. Actually, the Bolsheviks could have taken power in Petrograd in July. They could have taken power. In realtà, i bolscevichi già in luglio avrebbero potuto prendere il potere a Pietrogrado. They had the majority in Petrograd at that time. Perché in quel momento a Pietrogrado. Is that a comment? They could have. Nothing could have stopped them. Nessuno li avrebbe potuti fermare già in luglio. But they didn't want to try to take power. Però non lo fecero, non volevano prendere il potere. Perché comprendevano che in quel momento non avevano ancora la maggioranza sufficiente nell'insieme del paese. E pertanto tentarono di trattenere gli operai, soprattutto i marinai che volevano prendere il potere già allora. Se lo avessero fatto, se avessero preso il potere a Pietrogrado, che potevano farlo abbastanza facilmente. The provisional government and the Mensheviks and SRs would have organized the troops at the front and the back of the provinces against Petrograd. Il governo provvisorio dei menscevichi e dei social rivoluzionari avrebbe in quel momento organizzato delle truppe dalle province più arretrate da fuori Pietrogrado. And the Russian Revolution would have ended up as a tragic defeat like the Paris Commune. E la rivoluzione russa sarebbe finita in una sconfitta tragica come la Comune di Parigi. They didn't take power because they wanted to win the majority, and they did win the majority. Non presero il potere in luglio perché volevano conquistare l'appoggio della maggioranza e lo conquistarono. Only when they won the decisive majority in the Soviets, which is the case in September and October. Fu solo quando presero la maggioranza nei Soviet decisivi, questo successe tra settembre e ottobre. Only then did Lenin launch and Trotsky launched the slogan of the taking of power. Fu solo allora che Lenin e Trotsky avanzarono la parola d'ordine della presa del potere. There's no question of a conspiracy by a minority. They were the decisive majority. Non si può parlare di una cospirazione di una minoranza. Avevano una maggioranza decisiva. Now on this question of bloodshed, it makes me laugh. Su questa questione del spargimento di sangue mi fa ridere. You know, some years ago I was asked to speak on the History Channel about a program about the French Revolution. Qualche anno fa mi hanno intervistato per History Channel in un programma sulla Rivoluzione Francese. I think you've heard of the History Channel, yes? Sapete cos'è History Channel? Yes. In Naples everybody knows about history and ancient history. A Napoli tutti sanno. It seems half the population are archaeologists. Storia. Sembra di vivere in una città con una popolazione di archeologi. Half the metà dei compagni della sezione di Napoli sono archeologi. So anyway, you know what the History Channel is. Sapete che cos'è History Channel? It's based in New York, in America. Che ha sede a New York, in Stati Uniti. And I was quite surprised when they phoned me up. I was quite surprised. E rimasi abbastanza stupito quando mi telefonarono. This one young man phoned me up and he asked me a question. Questo he said, first of all, Mr. Woods, can I ask you a question? E quando mi chiamò questa voce di un uomo giovane disse, prima di tutto posso fare una domanda?
said, yes, of course. What do you want to know? Dico, certo, cosa vuole chiedere? He said, do you consider that the French Revolution was justified? Considera che la rivoluzione francese sia stata giustificata? He said, that's a very strange question. Why do you ask me that? Ha detto una domanda molto strana. Perché me la fa? He said, well, you know all the bloodshed and the guillotine and the terror and so on. Sa, lo spargimento di sangue, la ghigliottina, il terrore. I said, well, you know the answer to that question better than me. E io ho detto, lei sa la risposta meglio di me. He said, why? Sì, perché? I said, well, you're a Yank, aren't you? You're an American, aren't you? Dico, sei giovane, sei un americano, no? No, no, you're a Yank. Scusa, sei uno Yankee, scusate. Yeah, yes. Didn't you have a revolution in the 18th century? Forse che non avete fatto anche voi una rivoluzione nel 18 secolo. Yes. And I don't think you treated the British very gently, did you? E se ben ricordo non avete trattato gli inglesi molto gentilmente, no? And what about the second American revolution? E cosa vogliamo dire sulla seconda rivoluzione americana? So what second American revolution? E mi dice quale seconda rivoluzione? Do you know the Civil War, Abraham Lincoln, the emancipation of the slaves? Ho risposto la guerra civile. Emancipazione degli schiavi. Do you know that in proportion to the size of population? Dico, forse non sa che in proporzione alla dimensione della popolazione. More people were killed in the American Civil War than in the Russian Civil War. Did you know that? Sono state uccise più persone nella guerra civile americana che nella guerra civile russa. No, he didn't. Lo sapeva? No, he didn't know that. I said, no, you don't know that. And yet, to this very day, nobody ever asked me whether the American Revolution was justified or whether Abraham Lincoln was justified. Nobody ever asked me that. I wonder why. Why is that? Io ho detto, eppure ancora oggi nessuno mi verrebbe a chiedere se era giustificata la rivoluzione americana o se era giustificato Abraham Lincoln. Come mai? Domandatelo. Anyway, they came to London, they hired a room in the museum, they interviewed me for 2 hours. E comunque alla fine sono venuti a Londra, hanno preso una sala, hanno affittato una sala in un museo, mi hanno intervistato per 2 ore sulla rivoluzione francese. I thought it was quite a good interview, even the cameraman in the end were fascinated, they never heard this before. Io credo che fosse una buona intervista, perché anche il cameraman alla fine sembrava molto coinvolto, affascinato. When the program was finally showed, però quando è stato trasmesso il programma, I think I had 2 minutes. Credo di essere comparso per 2 minuti. Nevertheless, they were obliged to put Alan Woods of the International Marxist Tendency. Però hanno dovuto scrivere Alan Woods, tendenza marxista internazionale. Never been seen on the History Channel before. Cosa mai vista prima sugli History People Channel. People in America were astonished. Non so cosa, sarà rimasti sbalorditi la gente. And we got one very good comrade out of that. Tommy's one of the leading comrades. Tra parentesi, da quella che intervista poi abbiamo avvicinato uno dei migliori compagni che milita con noi negli Stati Uniti. No, the Russian Revolution, I say, in Petrograd was a bloodless revolution. Come ho detto, a Pietrogrado la rivoluzione russa fu incruenta. Because of the correct tactics and policies of the Bolsheviks. Per la tattica e la politica corretta dei bolscevichi. Where you had an absolute sea of blood, a terrible bloodshed. Dove ci fu il vero fiume di sangue, lo spargimento di sangue? Was after that. Fu dopo quello. When the Russian the Workers' Republic was attacked by 21 foreign armies of intervention. Quando la Repubblica Operaia Sovietica di Russia fu attaccata da 21 eserciti stranieri che intervennero. British, French, American, Canadian, Japanese, Polish, Czech, Romanian, you know. I don't know about the Italians. Britannici, canadesi, inglesi, americani, giapponesi, rumeni, domanda se anche gli italiani che ne fanno. Lì fu veramente il bagno di sangue. But the Bolsheviks fought back and they won. Ma i bolscevichi si difesero, contrattaccarono e vinsero. The role of Trotsky, of course, in this was absolutely fundamental. Il ruolo di Trotsky in questo fu assolutamente fondamentale. The Bolsheviks had no army, the army disintegrated. I bolscevichi non avevano un esercito, il vecchio esercito si era disintegrato. The moment of terrible danger. E nel momento del pericolo più terribile. And Trotsky did an extraordinary thing. Trotsky fece qualcosa di straordinario. He organized a Red Army, an entirely new army from nothing. Organizzò dal nulla un esercito interamente nuovo. He fought back.
contrattaccarono. Every single one of those armies was defeated. E ciascuno di quegli eserciti venne sconfitto. And by the way, the argument that the Bolsheviks was a coup by conspiracy only a minority, it doesn't bear analysis if you look at the Civil War. E tra parentesi, questo argomento che i bolscevichi erano una piccola minoranza del colpo di Stato, eccetera, non regge un'analisi se guardiamo la guerra civile. The Russian workers and peasants were not going to fight because they were terrified of Lenin and Trotsky. Gli operai e i contadini russi non combatterono perché erano terrorizzati da Lenin e da Trotsky. But they fought like tigers and they defeated all of these forces. Ma combatterono come leoni e sconfissero tutte queste forze to defend their revolution. Per difendere la loro rivoluzione. By the way, they didn't just fight with guns and bullets. Peraltro non combatterono solo con fucili e proiettili. They fought with ideas, they fought a revolutionary war. Combattevano con le idee rivoluzionarie. They produced leaflets, they distributed in the languages of the different foreign armies, they distributed among the troops. Distribuivano i volantini con la loro propaganda in tante lingue in tutti questi eserciti stranieri che intervenivano. With the result, there were mutinies in every single one of those armies. Every single one mutinied. E ognuno degli eserciti di intervento vide al suo interno degli ammutinamenti dei soldati. The British forces were withdrawn from the north of Russia, from Murmansk. Le forze britanniche vennero dall'estremo nord della Russia, da Murmansk e dal Kamchatka. At that time, the Prime Minister of Great Britain. A quel tempo il primo ministro della Gran Bretagna. Lloyd George. Was a Welshman like myself. Che era un gallese come me. And therefore very intelligent. E pertanto molto intelligente. You laugh, but he was. Lenin praised Lloyd George. Lenin, tra parentesi, elogiava Lloyd George. He was a very clever representative of the ruling class. Lo considerava un rappresentante molto intelligente della classe. Lenin actually advised the British communists to learn from Lloyd George. E consigliava ai comunisti inglesi di imparare da Lloyd George. But in the House of Commons. Però nella Camera dei Comuni. There was a big row. Ci fu un grande litigio, un grande scontro. I conservatori attaccarono Lloyd George. Why have you withdrawn our soldiers from Murmansk? Dice, perché hai ritirato le nostre truppe da Murmansk? So Lloyd George turned to the conservatives with his habitual cynicism, his habitual calm, aplomb. Lloyd George si voltò verso i banchi dei conservatori col suo solito, diciamo, autocontrollo e anche cinismo. He said, gentlemen. Disse, signori, I was obliged to withdraw our soldiers from Murmansk. Sono stato obbligato a ritirare le nostre truppe da Murmansk. Because they were infected with Bolshevik influenza. Perché erano infette dall'influenza bolscevica. Influenza in Italian word. Because there was an epidemic of influenza that killed millions of people. Un'epidemia di influenza, c'era la febbre in spagnolo all'epoca. In other words, the British soldiers were mutiny. In altre parole, i soldati britannici erano ammutinati. And that saved the Russian revolution. E fu questo a salvare la rivoluzione russa. You see, and the question is, why do they now pour this filth, saying Lenin was bloodthirsty, cruel, monsters, advocating slaughtering, killing people, eating babies and so on? That was only in his spare time. as a hobby. Questa porcheria, questa sporcizia sul fatto che Lenin era un sanguinario, un assassino, un massacratore che amava mangiare bambini ancorché solo nel tempo libero. What's the reason for it? Per quale ragione? There is a reason. And the reason is this. Il motivo è questo. If you examine the history of the last 10,000 years. Se guardiamo la storia degli ultimi 10.000 anni. Of so-called civilization. Della cosiddetta civiltà. There have been many slave revolts. Ci sono state molte rivolte di schiavi. One of them started here. Una di quelle cominciò qua. In Naples. In Napoli. What was it, Capua? Dov'è Capua? But it was fought out in Naples. In Vesuvius. Nella zona del Vesuvio. By a man that Marx admired very greatly. Guidata da un uomo che Marx ammirava enormemente. Marx said he was the greatest figure of all of antiquity. Che considerava la più grande figura di tutto il mondo antico. A great revolutionary hero. Quel grande eroe rivoluzionario. Spartacus. Spartaco. The story of Spartacus is astonishing. La storia di Spartaco è strabiliante. With a small, tiny group of slaves, of gladiators. Quel piccolo gruppo di schiavi, di gladiatori. This man raised an army. Con quel piccolo gruppo quest'uomo riuscì a sollevare un esercito. That defeated the might of the Roman armies time and time again. Che sconfisse più e più volte la potenza dell'esercito romano. They were terrified of the name of Spartacus. Che erano terrorizzati dal nome di Spartaco.
This is the mighty Roman Empire. Era, si trattava del poderoso impero la potente Repubblica Romana. Put on its knees by a bunch of slaves. Messa in ginocchio di fronte a un pugno di schiavi. But of course, it was a colossal achievement if you think of it. Se ci pensate, fu un grandissimo avvenimento. But in the end, of course, the might of the Roman Republic prevailed, of course. Ma alla fine fu la potenza di Roma a prevalere, naturalmente. Slaves were defeated. Gli schiavi furono sconfitti. When that slave rebellion was defeated, quando quella rivolta degli schiavi fu sconfitta, the Romans crucified thousands of slaves all along the Via Appia, all the way to Rome. I romani crocifissero gli schiavi sconfitti lungo tutta la Via Appia. When the Paris Commune was defeated, quando la Comune di Parigi fu sconfitta, the Versailles reactionary slaughtered in cold blood. I reazionari versagliesi massacrarono a sangue freddo 30,000 men, women and children. 30,000 uomini, donne e bambini. But that's okay. Ma quello that's va okay. Nobody talks about nessuno parla di quello. But of course Lenin and Trotsky and the Bolsheviks. Ma Lenin e Trotsky e Bolshevik. Let's remember, by the way. Ah, ricordiamo tra l'altro. Winston Churchill. That great Democrat. Quel gran democratico. A great admirer of Mussolini and Franco. Grande ammiratore di Mussolini e di Franco. Great Democrat. Grande democratico. Ordered the bombing of Dresden. Winston Churchill ordinò il bombardamento di Dresden. When the war was nearly finished. Quando la seconda guerra mondiale era quasi finita. Germany was on its knees. La Germania era già in ginocchio. And Dresden was a civilian target without any military importance whatsoever. E Dresda era un obiettivo civile, non era una città, era una città che non aveva alcuna rilevanza militare. They firebombed the city. E bombardarono con bombe incendiarie. The man who ordered that, you see a statue outside the House of Parliament. Davanti alla Camera dei Comuni a Londra c'è una statua. Dell'uomo che ordinò quel bombardamento. Not Churchill, an Air Force general called Harris. Bomber Harris, he was known. Un generale dell'aeronautica britannica che si chiamava Harris. Che era caused a firestorm. Questo bombardamento provocò un uragano di fuoco. In which I can't remember, I think it was 40,000 men, women and children. In cui morirono forse, non si sa la cifra, almeno 40,000 uomini, donne e bambini. Were burned alive. Bruciati vivi. The bodies were vaporized because of the heat. I loro corpi si vaporizzavano dal calore che c'era. But that's okay. Però quello that's va bene. Okay. Or the American president Truman. O il presidente americano Truman. When Japan was defeated and on its knees and asking for peace and asking for negotiations. Quando il Giappone era già sconfitto, già in ginocchio e loro di chiedere trattative. Dropped the atom bomb on two entirely defenseless civilian cities, Hiroshima and Nagasaki. E gettò le bombe atomiche su due città completamente indifese, Hiroshima e Nagasaki. With all the terrible horrors, I think you know. Con tutti gli orrori che tutti voi conoscete. But that's okay. Però quello va bene. It helped to end the war, you see. Perché sapete, servì a far terminare la guerra. But Lenin and Trotsky, they bloodthirsty criminals. Però Lenin e Trotsky, quelli sì che erano dei criminali sanguinari. The real reason for this hatred is this. La vera ragione di questo odio è questa. History knows a whole series of slave revolts, I've said. Come ho detto, la storia ha conosciuto tante rivolte degli schiavi. All of them were put down with terrible slaughter. Tutte represse e terminate con terribili massacri. But here for once, ma qui per una volta, the slaves armed themselves. Gli schiavi si armarono. They fought back. Combatterono. And they won. E vinsero. That is what they can't forgive. È questo che non possono perdonare. That explains the vicious attacks. È questo che spiega questi attacchi feroci. But let's proceed to another fairy story. Procediamo ad altre favolette. About the economy. Sull'economia. All the Russian revolution never achieved anything. The USSR never achieved anything. Ah sì, l'Unione Sovietica non ottenne mai nulla. Really? Davvero. Really? Sì, come no. Just look at the position. What was the position of Russia in 1917? Qual era la situazione della Russia nel 1917? Tsarist Russia was a backward country. La Russia zarista era un paese arretrato. An extremely backward. Estremamente arretrato. How backward? Quanto arretrato? Can we quantify? Yes, we can. Possiamo quantificarlo? Sì, possiamo. In this country, this gigantic country of 150 million people. Questo gigantesco paese con 150 milioni di abitanti. You know how many industrial workers there were? Sapete quanti operai industriali c'erano? About 3.5 million. Circa 3 milioni e mezzo. That's all. If you include even the broadest category.
se possiamo allargare, considerare anche le categorie più ampie. Mining, transport, another category. Minatori, trasporti, eccetera. You won't get a figure higher than 10 million. Non si arriva a una cifra superiore nel complesso di 10 million. Imagine 10 million workers in a country of 150 million peasants. 10 milioni di lavoratori, di operai in un paese di 150 milioni di contadini. That is considered to be more backward than Pakistan today. Questo era parecchio più arretrato di quanto possa essere oggi, per esempio, il Pakistan. Most of these peasants couldn't read or write. La gran parte di questi contadini era analfabeta. Russia was an illiterate country. La Russia era un paese di analfabetismo. It was an illiterate country. I studied in the Soviet Union. Io ho studiato in Unione Sovietica. When I was young and handsome and thin like most of you. Quando ero giovane, bello e magro come la maggior parte di voi. I remember it well. Me lo ricordo benissimo. About a million years ago. Milioni di anni fa. Sì. No, it wasn't as long as that. It was only 47 years. Era solo 47 anni fa. 1970 and Brezhnev. Nel 1970 andai in Russia. When I was in Russia. Quando ero in Russia, the Soviet Union had more scientists. L'Unione Sovietica aveva al suo interno più scienziati than Britain, America, Germany and Japan put together. Di quanto avessero Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Giappone messi assieme. I think I'm right in saying it had about 25% of the total scientists in the world. Se non ricordo male, circa un quarto di tutti gli scienziati del mondo erano in Unione Sovietica. And they were excellent scientists. Ed erano ottimi scienziati. Soviet Union achieved colossal results. L'Unione Sovietica ottenne risultati colossali. Through a nationalized planned economy. Attraverso l'economia nazionalizzata e pianificata. And in spite of the bureaucracy that developed, I'll deal with that in a moment. E nonostante la burocrazia che si sviluppò, ne parlerò fra un momento. They achieved results which have never been seen in any other country in world history. Never. Ottennero risultati che non si erano mai visti in nessun altro paese in tutta la storia. In the space of a couple of five-year plans. Nel giro di un paio di piani quinquennali. And incidentally, before the war, in the first five-year plans. Tra parentesi, prima dei piani quinquennali. The Soviet Union had an annual growth rate of 20% every year. Cioè, nel primo piano quinquennale, l'Unione Sovietica ebbe un tasso di crescita annuale del 20%. What's the percentage of growth of Italy now, Claudio? Quanto cresce oggi l'economia italiana? 1.5. Are they delighted? Oggi in Italia sono entusiasti se l'economia italiana cresce dell'1.5%. And how many unemployed are there in Italy? E quanti disoccupati ci sono in Italia? How many unemployed are there? 3 milioni. 3 million. 3 milioni e mezzo. In the Soviet Union. Nell'Unione Sovietica. There's a 20% growth in every year before the war. Prima della guerra. There was no unemployment. No unemployment. E non c'era disoccupazione. Unemployment in the Soviet Union was a crime. It's written in this crime. No, you weren't allowed to be unemployed. La disoccupazione in Unione Sovietica era un crimine. Non era permesso essere disoccupati. And they had a colossal development of culture, of education, of science. E ci fu uno sviluppo colossale della cultura, dell'istruzione, della scienza. They changed a backward agricultural nation into an advanced industrial nation. E trasformarono un paese agricolo e arretrato in una nazione industriale avanzata. I'll give one other example of the superiority of a nationalized planned economy. Vi do solo un esempio della superiorità dell'economia pianificata. Second World War. Nella seconda guerra mondiale. In Europe. In Europa. Was really a gigantic conflict. In realtà, titanic conflict. Fu un conflitto titanico in Europa. Between the Soviet Union. Tra l'Unione Sovietica. And Hitler's Germany, e la Germania di Hitler, with all the resources of Europe behind it, che aveva dietro di sé tutte le risorse dell'Europa occupata. Hitler smashed the French army like that, like a hot knife through butter. Hitler schiacciò l'esercito francese, cioè entrarono come un coltello nel burro. Kicked out the British. Sbatterono fuori i britannici. Ran for their lives. Che dovettero scappare per salvare. Quando invasero l'Unione Sovietica fecero un enorme errore. Although he made some success initially because of the stupidity of Stalin's crimes. Anche se inizialmente ebbero dei successi prevalentemente a causa della stupidità e degli errori dei crimini di Stalin. In spite of these crimes, in spite of these initial defeats. Però nonostante questi crimini, nonostante queste sconfitte iniziali. Because of the nationalized planned economy. Grazie e a causa dell'economia nazionalizzata e pianificata, they were able to do what no other country could do.
L'Unione Sovietica fu in grado di fare quello che nessun altro paese riuscì. Most of the industry was in the West. La gran parte dell'industria si trovava a occidente, nella parte occidentale del paese. They dismantled all of the industries. Smantellarono le fabbriche. And they transported all of it in trains to beyond the Urals. E le trasportarono per ferrovia fino a oriente degli Urali. With 1 million workers. Con 1 milione di operai. Where they couldn't be reached by the German bombers. Dove non potevano essere raggiunte dai bombardamenti tedeschi. And within a year or 18 months. E nel giro di un anno o 18 mesi. They were producing more guns, more rockets, more planes, and more tanks than the Germans. Producevano più fucili, più cannoni, più carri armati, più aeroplani della Germania. And they smashed Hitler's army. They smashed the Wehrmacht. E schiacciarono la Wehrmacht. And there was the biggest, most spectacular military advance in history. E ci fu la più spettacolare avanzata militare della storia. Now, you like films? Ti piacciono i film? You like Hollywood films? Ti piacciono i film hollywoodiani? Well, I'm very sorry to tell you. Sono molto dolente di dirvi. I hope it won't upset you too much. Spero che non vi turbi troppo. You know, it is not really true. Non è del tutto vero. The Second World War. Che la Seconda Guerra Mondiale. Was won. Fosse sia stata vinta. By Clint Eastwood and a few friends. Da Clint Eastwood con alcuni suoi amici. Sorry to tell you. Non è andata proprio così. Sorry, mi dispiace. No. Britain and America were mere onlookers, spectators. La Gran Bretagna e l'America furono spettatrici. Because when they saw the advance, the spectacular advance of the Red Army. Fino a quando l'Unione Sovietica, l'Armata Rossa, non iniziò questa avanzata spettacolare. Then of course they ran to open the second front in 1944. Allora sì, gli angloamericani si precipitarono nel 1944 ad aprire il secondo fronte. If they hadn't done that, they'd have met the Red Army on the English Channel. Perché se non l'avessero fatto, avrebbero trovato l'Armata Rossa sulle rive della Manica. Or in Paris. O a Parigi. Now these are a few examples which shows the enormous superiority. Questi pochi esempi dimostrano la enorme superiorità dell'economia nazionalizzata e pianificata. When they say, "Oh, it achieved nothing," this is a complete lie. It's a ridiculous lie. Quando dicono che l'URSS non ha ottenuto niente, è una menzogna ridicola. What the Russian demonstrated, what the Russian Revolution demonstrated. Quello che dimostrò la rivoluzione russa, without fear of contradiction, e non si teme contraddizione su questo, not in the language of dialectical materialism, non nel linguaggio del materialismo dialettico, not in the three volumes of Marx's Capital, non nei tre volumi del Capitale di Marx, but in the concrete language, ma nel linguaggio concreto, of steel, coal, oil, bricks, spaceships, dell'acciaio, del carbone, del cemento, del nave spaziale, scusa, dell'esplorazione spaziale. It proved one thing. Provò una cosa. That it is possible to run and administer the economy of a gigantic country covering 1/6 of the world's surface. Che è possibile gestire e far funzionare l'economia di un paese gigantesco che copriva 1/6 della superficie terrestre. Without private landlords, capitalists and bankers. Senza la presenza di capitalisti, proprietari terrieri o banchieri privati. And achieve excellent results. E ottenere eccellenti risultati. Because they did achieve excellent. Perché ottennero eccellenti risultati. I mentioned the space, question of space travel. Ho parlato della questione della esplorazione spaziale. Even when the Soviet Union was in decline, anche quando l'Unione Sovietica era già in declino, the CIA admitted, la CIA ammise, that the Soviet space program was 10 years in advance of America's program. Che il programma spaziale sovietico era 10 anni più avanti del programma spaziale degli Stati Uniti. That was in the 1980s. Questo era negli anni 80. And by the way, even today. Perfino oggi, if you pay attention to what you see on the news, on the television, fate attenzione quando guardate in televisione. Whenever the European Union or the Americans launch a spaceship into space to do a space satellite and so on, ogni volta che l'Unione Europea manda un razzo con un satellite da mettere in orbita, to this day they use Russian rockets. Ancora adesso usano vettori razzi russi. So the argument that it never achieved anything is just another fairy story for little children. Pertanto anche questo argomento che l'URSS non ottenne niente sul piano economico è un'altra favoletta per bambini. And I might add, not very intelligent little children. Posso aggiungere per bambini non molto intelligenti. No. This is now of course the question arises. Naturalmente si pone la questione.
Well, okay. If the revolution was so good, if it achieved so much, se la rivoluzione era così positiva, se ottenne tanti risultati, why did it end up as it ended? Perché finì come è finita? That is a very good question. It deserves an answer. E questa è una domanda importante che necessita una risposta. See, the Bolsheviks took power in Russia in 1917. I bolscevichi presero il potere in Russia nel 17. For two reasons. Per due motivi. First of all, they could take power. In primo luogo perché potevano prendere il potere. And they had an obligation to take power. E dunque erano tenuti a prendere il potere. And secondly, if they didn't take power, I've already explained what the consequences were. Come ho già detto, se non avessero preso il potere, ho già detto quali sarebbero state le conseguenze. But Lenin and Trotsky never had the idea, no member of the Bolshevik Party ever had the idea. Ma né Lenin, né Trotsky, né nessun membro del partito bolscevico aveva assolutamente l'idea that it was possible to build a socialist society in Russia. Che fosse possibile costruire una società socialista nella Russia da sola. Perché non c'erano le premesse oggettive. Da una prospettiva marxista, il socialismo non è solo una bella idea. Questo era il modo di ragionare dei socialisti utopisti. From that point of view, you could have had socialism 100 years ago, 200 years ago, 1,000 years ago. Se si accetta quel punto di vista, si potrebbe dire il socialismo poteva esserci oggi come 100 anni fa, 200 anni fa o 1,000 anni fa. If it's just a good idea. Se si tratta solo di una buona idea. Or 2,000 years ago. O 2,000 anni fa. You know, the early Christians were communists, did you know that? I primi cristiani erano comunisti, lo sapete. Have you read the Bible? Avete letto la Bibbia? Hands up all those that have read the Bible. Sulle mani quelli che hanno letto la Bibbia. Terrible. It's because it's a Catholic country. Catholics don't read the Bible. È perché è un paese cattolico, i cattolici non leggono la Bibbia. That's the difference between you and me. E questa è la differenza tra me e voi. You are Catholic atheist and I'm a Protestant atheist. Voi siete atei cattolici, io sono un ateo protestante. As a good Welsh Protestant atheist, I read the Bible. Però in quanto buon ateo protestante gallese ho letto la Bibbia. All of it, it took me 30 years, but probably I read all of it. Sono messo 30 anni ma l'ho letta tutta. It's a very good book, it's full of poetry and un bel libro, wisdom. Pieno di poesia, di saggezza. I was a bit disappointed by the ending, I must say. È un po' deluso il finale. Everyone going up in flames and all this. Ma tutto finisce nelle fiamme. No? But anyway, the early Christians, if you read the Acts of the Apostles, se leggete gli Atti degli Apostoli, you see the early Christians, they didn't believe in private property. Vedete che i primi cristiani non credevano nella proprietà privata. You joined the Christians, you had to hand over all your worldly wealth. Quando ti univi ai cristiani, dovevi consegnare a rinunciare a tutta la ricchezza terrena. You know, Claudio, I think that's not a bad idea. Penso che non sia una cattiva idea. Come and pay more subs. You should hand over. Well, let's not be extremists. Allora, compagni, bisogna alzarsi le quote. Non voglio essere estremista. Like the early Christians, they were extremists. I primi cristiani erano estremisti. And all your worldly goods. E dicevano devi abbandonare tutti i tuoi beni terreni. But you should at least double your subs after this. Dico, perlomeno potete raddoppiarvi la quota. Think about it. Then be relieved that we're not asking you to do what the early Christians did. Sarete sollevati dal fatto che non vi ho chiesto di fare quello che facevano i primi cristiani. But you see, the early Christians were utopians. Però erano utopisti. You could not have built communism 2000 years ago. 2000 anni fa non si poteva costruire il comunismo. 2000 years ago, if the harvest failed, se 2000 anni fa se c'era un cattivo raccolto, people died because of starvation. La gente semplicemente moriva di fame. They died because they had to die. Moriva perché non poteva altro che morire. There was no alternative. Non c'era alternativa. But that's not the case today. Ma non è così oggi. It's not the case non today. È più così. Millions of people starve to death in the world today. Sì, ci sono oggi milioni di persone che fanno la fame o muoiono di fame nel But mondo. There is no objective reason why anyone should starve to death. There is no reason for this. Non c'è nessun motivo oggettivo per cui questo debba avvenire. Some of my ecologist friends say, oh, well, there's too many people in the world.
world and qualche, not enough resources, you know. Qualche mio amico ecologista dice la popolazione mondiale è troppa, non ci sono risorse sufficienti. That is entirely false. Questo è assolutamente sbagliato. The United Nations has published figures. Le Nazioni Unite hanno pubblicato dei rapporti which tell us che ci dicono that there is enough potential production in agriculture. Che c'è una produzione potenziale nell'agricoltura sufficiente che potrebbe nutrire una popolazione di una volta e mezza quella attuale del pianeta. Dunque, se ci sono milioni di persone che oggi muoiono di fame, non è che perché non deve essere così. La razza umana ha tutte le nelle sue mani tutti i mezzi per risolvere questo. The only reason that that occurs, l'unico motivo per cui questo avviene, 8 million children die every year because they don't have access to clean water, for example. O per esempio, per l'unico motivo per cui 8 milioni di bambini muoiono ogni anno perché non hanno accesso ad acqua pulita, ad acqua. It's because we have an economic system which is based entirely on production for profit. Profits of a few people, 1%. Avviene esclusivamente perché siamo in un sistema economico in cui la produzione avviene solo per il profitto di una piccola minoranza dell'1%. Whereas the socialism is production for the satisfaction of human needs. Mentre il socialismo è semplicemente la produzione per soddisfare i bisogni umani. The problem in Russia. Il problema in Russia was that the Bolshevik took power in a country where the material basis for socialism was absent. E fu che i bolscevichi si trovarono a prendere il potere in un paese in cui le basi materiali del socialismo erano assenti. But they knew this. They were not Lenin and Trotsky were not utopians. They knew this. Loro lo sapevano. Lenin e Trotsky non erano degli utopisti. But they did not see the Russian Revolution as an isolated national event. Ma non consideravano la rivoluzione russa come un avvenimento nazionale isolato. But only the first act in the world socialist revolution. Ma solo come il primo atto di una rivoluzione socialista mondiale. Particularly the German revolution. Particolarmente della rivoluzione tedesca. Lenin said many times. Lenin lo disse tante volte. I would be prepared to sacrifice the Russian revolution. Sarei disposto, dobbiamo essere disposti a sacrificare la rivoluzione russa. If it meant the victory of the revolution in Germany. Se questo significasse la vittoria della rivoluzione in Germania. And by the way, if the German workers had taken power, which they could have taken. E se i lavoratori avessero preso il potere in Germania, che era possibile, Lenin would have immediately organized a socialist federation of Russia and Germany. Avrebbero immediatamente organizzato una federazione socialista in comune tra la Germania e la Russia. Just imagine the combination of powerful German industry. Immaginate solamente la combinazione della poderosa industria tedesca, educated German working class, della classe operaia tedesca, che era una classe operaia istruita, German science and technology, la scienza e la tecnologia della Germania, linked to the colossal resources of Russia, collegata alle enormi e colossali risorse della Russia, within a couple of five-year plans, nel giro di un paio di piani quinquennali. That federation would have had a higher living standard than the rest of Europe. Quella federazione avrebbe avuto un livello di vita più alto del resto dell'Europa. And the whole of history would have been different. E l'intera storia sarebbe stata diversa. Was it possible for the German workers to take power? Era possibile che la classe operaia prendesse il potere in Germania? Let me answer that question with facts. Voglio rispondere a questa domanda con dei fatti. One year after the Russian Revolution. Un anno dopo la rivoluzione russa. In November 1918, nel novembre del 1918, there was a revolution in Germany. Ci fu una rivoluzione in Germania. General strike, lo sciopero generale. The German workers set up Soviets imitating the Russian workers. E in Germania la classe operaia costruì Soviet a imitazione di quello che era avvenuto in Russia. German army mutinied. L'esercito tedesco si ammutinò. That's what ended the First World War, by the way. E fu quello a porre fine alla prima guerra mondiale. There was a mutiny of the fleet. L'ammutinamento della flotta tedesca. The German warships entered Hamburg and Kiel. Le navi da guerra, le corazzate tedesche entrarono ad Amburgo e a Kiel. Flying red flags. Con le bandiere rosse. Without officers. Senza ufficiali. They had a little accident. Avevano avuto un piccolo incidente. They fell into the sea. Erano caduti in mare. It sometimes happens with ships. You could fall into the può sea. Può succedere, a volte sulle navi qualcuno cade. It's called the force of gravity. È la forza di gravità. Of course, those that could swim, okay. Those that could not swim, too bad. Quelli che potevano nuotare, buon per loro, e per gli altri, peccato.
And power was in the hands of the German working class. Il potere era in mano alla classe operaia tedesca. What was the problem? Quale fu il problema? The problem is the same problem always. Il problema di sempre. Same problem we have in Italy today. Il problema che abbiamo in Italia oggi. Same problem we have in Catalonia today. Che abbiamo in Catalogna oggi. It's a problem of leadership. Il problema della direzione. The leadership of the German Revolution was the German Social Democrats. La direzione della rivoluzione tedesca era in mano ai socialdemocratici tedeschi. Who didn't believe in the revolution, didn't want the revolution. Che non credevano e non volevano la rivoluzione. Like the Mensheviks in Russia and the SRs in Russia. Come i menscevichi e i socialrivoluzionari in Russia. These reformists, all reformists. Tutti i riformisti. Even the left reformers. Anche quelli di sinistra. Do not believe that the workers can run society. They don't believe it. Non credono che i lavoratori possano gestire la società. No faith in the working class. Non hanno fiducia nella classe operaia. They are convinced. Sono convinti. That only the educated classes can run society. Che siano solo le classi istruite a poter governare. That is to say, only the bankers and capitalists must run society. Cioè che solo i banchieri e i capitalisti possano e debbano governare. E pertanto i socialdemocratici in Germania restituirono il potere alla classe capitalista. And the revolution was lost. E la rivoluzione fu persa. The German working class paid a terrible price for that betrayal. E la classe operaia tedesca pagò un prezzo terribile per quel tradimento. Con l'ascesa di Hitler. And all the horrors of Nazism. E tutti gli orrori del nazismo. E tutti i popoli del mondo pagarono un prezzo terribile con la seconda guerra mondiale. 55 million people died in the Second World War. Con 55 milioni di morti nella guerra. Half of them in the Soviet Union. Di cui circa metà nell'Unione Sovietica. 27 million dead in the Soviet Union. 27 milioni di morti in Unione Sovietica. But to go back to the German Revolution. Ma per tornare alla rivoluzione tedesca. Once that revolution had failed, una volta che quella rivoluzione fu sconfitta, the immediate consequence, la conseguenza immediata was that the Russian Revolution was isolated, fu l'isolamento della rivoluzione russa under conditions of terrible backwardness. In condizioni di una terribile arretratezza. Just in one year, 1920, solo nell'anno 1920, 6 million people starved to death in Russia. 6 milioni di persone morirono di fame per la carestia in Russia. Population of Petrograd and Moscow was halved, or more than halved. La popolazione di Pietrogrado fu più che dimezzata. People fled to the villages to find bread, to find food. La gente scappava dalle città verso i villaggi cercando da mangiare. To talk about building socialism on that basis is just madness. Parlare di costruire il socialismo su quelle basi era una follia. Karl Marx explained that in advance. Karl Marx lo aveva spiegato con buon anticipo. In a work he wrote before the Communist Manifesto. Prima di aver scritto il manifesto del Partito Comunista. In the German ideology. Nella ideologia tedesca. Marx says the following. Marx dice questo quanto segue. In any society. In qualsiasi società. Where want, where misery, where poverty is general. Dove il bisogno è generalizzato, la miseria. All the old crap revives. Tutta la vecchia merda torna a galla. Rivive tutta la vecchia merda. He used that word, shit, crap. He used that word. Usò esattamente quella parola. And what he meant by that? What he meant by the old crap? Cosa intendeva con questa espressione? Was inequality. Voleva dire la diseguaglianza. Bureaucracy, corruption. La burocrazia, la corruzione, l'oppressione. The old ills of class society. Tutte le vecchie mali della società di classe. And this is the material basis for the bureaucratic degeneration of the Russian Revolution. E fu questa la base materiale per la degenerazione burocratica della rivoluzione russa. Of course, our bourgeois experts. Naturalmente i nostri esperti borghesi. Have got an explanation for this too. Hanno una spiegazione anche per questo. They say, oh, but Stalinism comes from Bolshevism. Dicono, ah, lo stalinismo è derivato dal bolscevismo. Stalinism comes out of Leninism. Lo stalinismo si sviluppò dal leninismo. It's the result of Lenin's centralism. Era colpa del centralismo di Lenin. Centralism, democratic centralism, that's the basis of it. Cioè, il centralismo democratico era di Lenin e sarebbe stata la base dello stalinismo. Natural development. Uno sviluppo naturale, diciamo. But that's the latest lie that they put forward. Questa è l'ultima delle menzogne che. If Lenin and Trotsky would have been in charge instead of Stalin, it would have been the same. Se ci fossero stati Lenin e Trotsky al posto di Stalin, sarebbe stato esattamente lo stesso. That is an appalling, dirty slander. Questa è una orribile calunnia, disgustosa.
strepitosa. And it's a complete lie which can easily be exposed. Ed è una menzogna totale che si può facilmente smascherare. Anyone that says that to me, ognuno che mi dica questo, must answer the following question. Deve rispondere a questa domanda. If it is true that Stalinism and Bolshevism are basically the same, se è vero che Stalinismo e Bolshevismo sono sostanzialmente la stessa cosa, why was it? Come accade? That Stalin, Stalin, in order to consolidate his bureaucratic dictatorship, per consolidare la sua dittatura burocratica, had to slaughter, to massacre all of the Bolshevik party, the entire party. Dovette massacrare l'intero partito bolscevico. Killed all the leaders. Tutti i dirigenti uccisi. Killed all the old Bolsheviks. Tutti i vecchi bolscevichi. Even killed many Stalinists. Compresi molti stalinisti. Why did he do this? E perché lo fece? First observation. La prima osservazione. What this proves. Quello che dimostra questo fatto è quanto segue. Stalinism and Bolshevism are far from being the same. Che lo stalinismo e il bolscevismo, lungi dall'essere la stessa cosa, are mutually antagonistic and contradictory phenomena. Sono due fenomeni che si escludono a vicenda, antagonistici. They are mutually exclusive. Sono mutualmente esclusivi. That is why Stalin had to destroy Lenin's party in order to take power. Per questo Stalin dovette distruggere il partito di Lenin per trasferire il potere. Centinaia di migliaia, forse milioni. Why did he do this? Perché lo fece? Why did he assassinate Trotsky? Perché assassinò Trotsky? Because he was only one man in Mexico. Trotsky in fin dei conti era un uomo solo in Messico. Stalin was in control of a gigantic country. E Stalin era al potere in un paese gigantesco. Enormous power in his hands. Con un enorme potere nelle mani. And yet he was frightened of this one man. Eppure temeva questo singolo individuo. The answer to that question, it seems to be mysterious, it's not really mysterious. La risposta a questa domanda, che sembra un po' misteriosa, ma non lo è affatto. Stalin was the greatest criminal in the whole of history. Anche Stalin fu il più grande criminale nella storia umana. Compared to the crimes of Stalin, paragonati ai crimini di Stalin, the crimes of the Borgia were active here, I think. I crimini dei Borgia, che erano attivi in queste zone, o Caligula, di Caligola, o Nero, di Nerone, are nothing, they're like children's games. Sono giochi da bambini. Yes, this is like all criminals. Come tutti i criminali. Stalin had to get rid of the witnesses. Stalin si voleva e si doveva liberare di tutti i testimoni. He wanted to destroy the memory of the Russian, what the Russian Revolution stood for. Doveva distruggere la memoria di cos'era, per cosa aveva combattuto la rivoluzione russa. Destroy the memory of workers' democracy, of Soviet power. Distruggere la memoria della democrazia operaia, del potere sovietico. Destroy the idea of proletarian internationalism. Distruggere l'idea dell'internazionalismo proletario. But he succeeded in doing this. E riuscì a fare questo. Because of the isolation and the terrible backwardness of the Russian Revolution. A causa dell'isolamento e questa terribile arretratezza. It meant that the workers gradually lost power. Che significò che i lavoratori gradualmente persero il potere. With the rise of the bureaucracy. Con la ascesa della burocrazia. By which we mean millions, brother. We're talking about millions. E con questa parola noi parliamo di milioni. Officials and functionaries, most of them from the Tsarist regime. Di milioni di funzionari, burocrati, molti dei quali provenivano dalla burocrazia zarista. Trotsky formed the left opposition after Lenin's death during the 1920s. Negli anni 20, dopo la morte di Lenin, Trotsky formò l'opposizione di sinistra. To fight against this degeneration. Per combattere questa degenerazione. What? I'll tell you, I'll surprise you now. Vi sorprenderò adesso. Trotsky knew that he could not succeed. Trotsky sapeva che non poteva vincere. He knew he was going to be defeated. Sapeva che sarebbero stati sconfitti. Because of the correlation of forces, because of the unfavorable objective situation. A causa dei rapporti di forza, di una situazione oggettiva sfavorevole. So why did he continue to fight? Perché continuò a combattere? Only for one reason. Solo per una ragione. Trotsky was fighting to defend the ideas of the Russian Revolution. Trotsky combatteva per difendere le idee della rivoluzione russa. The idea of workers' democracy, the idea of proletarian internationalism. L'idea della democrazia operaia, dell'internazionalismo proletario. Of real Leninism. Del vero leninismo. To protect the program, the ideas. Per proteggere il programma e le idee. For you. Per voi. For us. Per noi. For the new generation. Per la nuova generazione. But in that struggle he succeeded. E in quella lotta sì, vinse. He undoubtedly succeeded. Indiscutibilmente vinse. You know, I say defend the real traditions of October. Quando dico difendere le vere autentiche tradizioni dell'ottobre. I remember when I was in Russia in 1970. Ricordo quando
quando ero a Mosca nel 1970. I met a very old, an old lady. Ho conosciuto una signora molto anziana. Che era stata militante bolscevica durante la rivoluzione. And during the Civil War, e durante la guerra civile. I think she was a teacher, young teacher from the Volga area, I think. All'epoca era una giovane maestra, insegnante della regione del Volga. This woman had been 14 years in a Stalinist prison camp. Aveva passato 14 anni della sua vita in un campo di prigionia durante lo Stalinismo. She wouldn't talk about that. She wouldn't talk about that experience. Ma non ne voleva parlare. Understandable. E comprensibilmente. But I asked her one time, can you tell me what it was like in the Russian Revolution 1917? E allora le ho chiesto, ma puoi dirmi com'era l'epoca della rivoluzione del 17? I will never forget the look on that woman's face. Non dimenticherò mai l'espressione del volto di questa donna. This old, grey, ormai wrinkled face of this old woman. Anziana, con il viso rugoso e i capelli. Obviously full of suffering. Che è piena di sofferenze. Her face lit up. E il suo volto si accese, si illuminò. She said, you can't imagine what that was like. E disse, non puoi immaginare cosa fu. And she used a Russian expression which I can't translate properly. Un'espressione russa che non posso tradurre perfettamente. She said, kakai podyom. This means something like a spiritual uplift, such a spiritual uplift of the people. Qualcosa come un tale sollevamento spirituale del popolo. And then her face changed again. E poi cambiò di nuovo la sua faccia. She said, not like today. Mi disse, non come oggi. She didn't say anything more. Non disse nient'altro. But in that, I remember that woman's face. That was the Russian Revolution. Era quella la rivoluzione russa. It was the greatest emancipation in history. La più grande emancipazione nella storia. It reminds me of the lines of an English poet, famous poet. Che mi ricorda i versi di un famoso poeta inglese. Called William Wordsworth. William Wordsworth. When he was a young man, he was in France during the French Revolution. Era da giovane, era stato in Francia durante la rivoluzione francese. Like many intellectuals, internationally supported the revolution. E come tanti intellettuali sosteneva la rivoluzione francese. And in his famous poet called The Prelude. E in un suo famosa poesia che si chiama Il Preludio. He wrote the following lines. Scrisse questi versi. Bliss, you understand bliss? Ecco. You know, it's dolce. The bliss is. Joy. Sì. Bliss 'twas in that dawn to be alive. Era una gioia essere vivo in quell'alba. But to be young was very heaven. Ma essere giovane era celestiale. That's a revolution. Quella è una rivoluzione. It was the most fantastic thing in history. La cosa più fantastica della storia. And we are the continuers of that. Noi siamo i continuatori di quella rivoluzione. The tradition of Lenin, the tradition of Trotsky. La tradizione di Lenin, di Trotsky. In particolare. I heard the words of my old friend Esteban Volkov. Avete sentito prima le parole del mio vecchio amico Esteban Volkov? He's 91 years of age. Adesso ha 91 anni. You wouldn't think so. And he's a living embodiment, the continuator of that tradition. E adesso ha 91 anni, anche se non, a volte non sembra, e vive per continuare quella tradizione. He mentioned this book, Trotsky, Stalin. Ha citato questo libro, lo Stalin di Trotsky. By the way, I want to congratulate the Italian section, the Italian Communist. Tra parentesi, voglio congratularmi con i compagni italiani. Particularly my friend Claudio, who's done a marvelous work translating. Questo non posso tradurlo. Voi non potete immaginare quanto fosse importante quel libro per Esteban Volkov. For 70 years he's been trying to struggle to get this book published in a proper form. Perché lui per 70 anni ha battagliato per cercare di far pubblicare questo libro in una forma adeguata. And it is, in a way, it's a miracle that this book exists. E in un certo senso è un miracolo che esista quel libro. This is a book which was not meant to see the light of day ever. Perché quello era un libro che non avrebbe mai dovuto vedere la luce. Esteban thinks that I agree with him. Esteban pensa, e io sono d'accordo con lui, that this book probably accelerated the assassination. Che quel libro probabilmente accelerò la decisione di assassinare Trotsky. It didn't cause the assassination. Non fu la causa. That was decided beforehand. Quello era già stato deciso. But certainly we know now.
Ma sicuramente oggi sappiamo. From books written by Stalin's agents. Da libri scritti da ex agenti stalinisti. Oh yes, ex generals of the KGB. Ex generali del KGB. Including the memoirs of the man who organized the assassination of Trotsky. Comprese le memorie dell'uomo che organizzò l'assassinio di Trotsky. Pavel Sudoplatov, his name. Pavel Sudoplatov. And he explained that Stalin every morning. Che spiega che Stalin tutte le mattine desk, sulla sua scrivania riceveva le ultime scritti di Trotsky. Prima che arrivassero in mano i compagni di Trotsky, arrivavano a Stalin. Because he infiltrated his agents to quite a high level. Perché erano riusciti a infiltrare i loro agenti a un livello nelle organizzazioni trotskiste. So he has followed Trotsky's writings very closely. Dunque seguiva gli scritti di Trotsky molto da vicino. And when he found out that Trotsky was going to write a book about him, you can imagine how he would have reacted. E quando scoprì che Trotsky si accingeva a scrivere un libro su di lui, potete immaginare come reagì. Let us say that he wouldn't have been very pleased. Diciamo che non sarà stato molto felice. So I think that this definitely played a role. E dunque penso che sicuramente questo ebbe una parte. On what happened on the 20th of August 1940. In quello che accadde il 20 agosto del 1940. Quando un agente stalinista, un catalano di fatto, Ramon Mercader, managed to get inside the Trotsky household. Riuscì a entrare nella casa di Trotsky. On the pretext of showing an article which he had allegedly written to Trotsky. Col pretesto di mostrare delle bozze di un articolo. Trotsky. One man fighting against the whole world. Trotsky, un uomo che combatteva da solo contro il mondo. One man fighting against the most powerful, the most deadly, the most bloodthirsty murder apparatus in the whole of history. E contro il più poderoso apparato sanguinario della storia. And the most efficient also. E anche il più efficiente. And as Trotsky was reading. E mentre Trotsky leggeva. This article. Articolo. A defenseless man reading an article over a desk. Un uomo indifeso che leggeva un articolo su una scrivania. This Stalinist murderer stood behind him. Questo assassino stalinista era in piedi dietro di lui. From his gabardine, from his raincoat, he produced an ice pick. E da un impermeabile lo nascondeva, estrasse una piccozza. With a shortened handle. A cui aveva accorciato il manico. And with all his force, he slammed this instrument. Into Trotsky's head. E con tutta la sua forza lo colpì con questo strumento sulla testa di Trotsky. Smashed his brain. E distrusse il suo cervello. And in this way, in questo modo, killed the most brilliant mind, the most brilliant Marxist leader. Uccise la mente e il dirigente marxista più brillante. Together with Lenin. Assieme a Lenin. The leader of the Russian Revolution and the Red Army. Dirigente della rivoluzione russa e dell'armata rossa. Was murdered in this criminal and vicious and cowardly manner. Fu assassinato in questa maniera criminale, violenta e vigliacca. And when Stalin heard this news, quando Stalin seppe questa notizia, he would have been delighted, of course. Sicuramente sarà stato entusiasta. And he assumed e diede per scontato that it was all over. Che era finita. He killed the last witness. Cioè di aver ucciso l'ultimo testimone. Nothing to be afraid of anymore. Che non c'era più nessuno da temere. You know, comrades, human beings are very weak animals. Compagni, gli esseri umani sono animali molto deboli. It's easy to kill a human being. È facile uccidere un uomo, un essere umano. Bullet, knife, con un proiettile, con un coltello, con una cozza. Anything can kill us. Qualsiasi cosa ci può uccidere. But there's one thing that Stalin never understood. Però c'era una cosa che Stalin non capì mai. You cannot kill an idea. Non puoi uccidere un'idea. You cannot kill an idea whose time has come. Non puoi uccidere un'idea il cui tempo è arrivato. Stalin never understood the power of ideas. Stalin non capì mai la forza delle idee. He thought everything was solved. Pensava di aver risolto tutto. Everything was not solved. Ma non era risolto niente. 70 years later. 70 anni dopo. In this room, in questa stanza, comrades and friends, compagni e amici, we are still here. Siamo ancora qui. We are still here. Siamo ancora qui. We are still here. Today,
100 years after this great emancipation, which was the Bolshevik Revolution. 100 anni dopo questa grandiosa emancipazione che fu la rivoluzione bolscevica. Who speaks of Stalin? Who speaks of Stalin? Chi parla più di Stalin? The man is discredited. È un uomo screditato. Everyone knows that he was a monster, a tyrant. Tutti sanno che fu un tiranno, che fu un mostro. A murderer. Un assassino. And a betrayer of the Russian Revolution. E un traditore della rivoluzione russa. And today, 70 years later. E oggi, 70 anni dopo. The ideas of Leon Trotsky. Sono le idee di Leon Trotsky. Of Bolshevism. Del bolscevismo. Of Marx, Engels, Lenin and Trotsky. Di Marx, di Engels, di Lenin, di Trotsky. Are more alive. Sono più vive. Are more relevant. Più attuali. Are truer. E più vere, and more essential than ever. E più essenziali che mai. And therefore, comrades, pertanto, compagni, we must use this marvelous meeting here today. Dobbiamo usare questa splendida riunione di oggi to rededicate ourselves per riaffermare il nostro impegno to the only cause that's worthwhile. All'unica causa che merita. The only cause that is worthwhile struggling and sacrificing for. Che è l'unica causa che merita di lottare e di sacrificarsi. The cause for which Trotsky and many other people gave their lives. La causa a cui Trotsky e tanti altri diedero la loro vita. The only cause that can solve the problems of humanity. L'unica causa che può risolvere i problemi dell'umanità. The sacred cause. La causa sacra. Of the emancipation of the working class. Dell'emancipazione della classe operaia in, Italy, in Italia, in Catalogna, in Catalogna, in Europe, in Europa, and throughout the entire world. E in tutto il mondo. Grazie Alan, come tutte le riunioni rivoluzionarie, veniamo al canto dell'internazionale. Signor Presidente.